senza spine ha rappresentato contemporaneamente un richiamo verso questo territorio e un tentativo di risposta ad alcune domande che questo territorio aveva lasciato irrisolte nel mio percorso. Lei è Cecilia Vigilanti, giovane imprenditrice di Reggio Calabria e Senza Spine è un progetto di rigenerazione che attraverso la lavorazione del fico d'India intende proporre un nuovo modello di impresa a basso impatto ambientale e ad alto impatto sociale, creando una filiera zero waste e generando opportunità di lavoro giusto in Calabria. Domande che riguardavano i bisogni del territorio, le modalità, il desiderio, diciamo, di dare una risposta concreta, sia in termini, diciamo, di sviluppo di un nuovo modello di impresa e di economia, sia nel termini di accompagnamento di alcuni percorsi di vita resi complicati dalle condizioni di marginalità in cui spesso si ritrovano. Quindi il ritorno è stato contemporaneamente una domanda e una risposta, diciamo, il tentativo di farsi una domanda su come poter operare in maniera diversa e nuova in questo territorio, il tentativo di rispondere a delle domande che mi sembrava che dal territorio venissero. Il percorso di incubazione che ho avuto, diciamo, il piacere e la possibilità di frequentare, organizzato da Fondazione Garrone, che è il percorso Restartup, ha consentito al progetto di essere messo a terra, quindi di confrontarsi concretamente con i problemi, le criticità che possono essere legate alla redazione di un business plan e quindi al passaggio dalla semplice idea a un'idea progettuale più concreta. A questo accompagnamento si è poi aggiunto il riconoscimento, appunto, del premio come primo classificato a conclusione del percorso, che ha rappresentato, ecco, l'input poi decisivo per avviare concretamente l'impresa. Un primo piano di evoluzione è quello della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti. Noi abbiamo avviato il nostro percorso di impresa credendo molto nella collaborazione con i centri di ricerca universitari del territorio, quindi ci siamo appoggiati allo spin-off IMADEC della Facoltà di Agraria per un primo sviluppo di quello che oggi è il nostro prodotto sul mercato, i succhi di frutta biologici di fico d'India e limone e fico d'India bergamotto, e continuiamo la ricerca proprio per implementare nuovi prodotti che rispondano all'obiettivo della piena circolarità dei nostri processi produttivi, perché prima parlavo dell'anima sociale, Senza Spine ha un'altra anima che è quella ambientale, proprio perché vuole essere un progetto ad alto impatto sociale e a basso impatto ambientale, sfruttando l'innata circolarità della pianta del fico d'India che si presta a dei cicli produttivi zero waste. L'altro aspetto però a cui teniamo particolarmente, su cui vorremmo lavorare da qui in avanti, è quello della costruzione di reti vere, significative, concrete, con soggetti del terzo settore e altre realtà imprenditoriali che credano in un modello di impresa, di economia e di sviluppo che davvero punti ad un'ecologia integrale, cioè un'ecologia capace di promuovere l'armonia dell'uomo con la natura e dell'uomo con l'uomo. E quindi in questo ci stiamo lavorando, appunto, alla creazione di forme di collaborazione con le realtà del terzo settore, soprattutto per implementare quella parte degli inserimenti lavorativi a cui tanto crediamo, ecco, per dare opportunità di lavoro giusto in un territorio troppo spesso segnato da fenomeni di lavoro grigio, lavoro nero e di sfruttamento lavorativo. Crediamo in un modello di ecologia integrale, come dicevo prima, sentendo in questo forse di aderire al mandato del cosiddetta Economy of Francesco, questa nuova visione di economia di cui il Papa si è fatto promotore tra giovani imprenditori, ricercatori di tutto il mondo. Noi abbiamo proprio aderito materialmente a questa iniziativa, concorrendo nella call regionale dell'Economy of Francesco promossa dalla Conferenza Episcopale Calabrese e risultando poi vincitori nella sezione idee della call. Vogliamo davvero che nulla del fico d'India vada sprecato. Da questo punto di vista le ricerche che stiamo facendo sul piano dello sviluppo del prodotto puntano alla valorizzazione in ambito per il momento strettamente alimentare delle pale, così come dei semi, delle bucce, attraverso
il reimpiego come farine o come bevande. Quindi sono attualmente in studio questi nuovi prodotti che speriamo appunto di poter presto far conoscere al territorio. Senza spine è anche un progetto, l'hai spiegato anche tu prima, di natura, come posso dire, anche ambientale. Ci troviamo in un posto forse tuttora inesplorato sulle colline di Reggio Calabria. Dove ci troviamo, Cecilia, e perché? Siamo all'interno del Parco Diffuso della Conoscenza del Benessere, che è collegato all'Associazione ACE di Medicina Solidale di Reggio Calabria, di Pellaro, Reggio Calabria. È uno spazio che noi abbiamo conosciuto, diciamo, lungo il nostro percorso, che ci ha accolto nel nostro percorso e si è fatto sostenitore anche in qualche modo, siamo fatti vicini, insomma, al nostro progetto, e con cui condividiamo sicuramente questa idea di solidarietà, diciamo, come strumento necessario per l'evoluzione del territorio, per la crescita, ecco, del territorio nelle sue dimensioni. Se quanto è difficile fare impresa a tutti i livelli in Calabria, a Reggio Calabria, che difficoltà stai incontrando nel far, tra virgolette, comprendere questo progetto imprenditoriale? Io appunto sono rientrata in Calabria dopo 10 anni, e quindi probabilmente una prima difficoltà nasce dal fatto di essere un soggetto di ritorno, e quindi forse anche poco riconosciuto e poco riconoscibile nell'immediato da parte del territorio. La difficoltà più grande deriva dalla frammentazione che esiste tra i diversi soggetti che dovrebbero supportare, promuovere, favorire l'attività di impresa, quindi soggetti anche istituzionali o comunque che sono deputati a fornire informazioni, a formare, ecco, l'attività di impresa. Però ecco, dall'altra parte, forse contrariamente a quello che si può immaginare, ho anche conosciuto una nuova generazione di imprenditori che ha davvero voglia di sperimentare dei modelli di cooperativi, collaborativi, che vadano al di là della forma, cioè proprio fondati sulla sostanza, un'idea di nuova forse per il territorio, cioè del si cresce solo se si cresce insieme. Questo è stato un aspetto sicuramente positivo. Quindi le difficoltà sono state probabilmente più legate alla riconoscibilità del mio percorso, della mia persona, diciamo, sul territorio, e alla mancanza di spazi che potessero accompagnare in maniera fluida e unitaria l'avvio dell'attività di impresa. Insomma, per chiudere, Cecilia Vigilanti ci crede, dopo tanti anni trascorsi fuori tra studio e lavoro, è ritornata appunto qui a Reggio Calabria, ha messo su famiglia e lavoro, vuol dire che davvero si può fare impresa in Calabria, Reggio Calabria. Lanciamo questo messaggio, perché davvero c'è bisogno che lo si inizi a fare in tanti e insieme.